Partecipazione democratica, allargamento di siti dedicati alla cultura, al teatro e alla musica e realizzazione di progetti già avviati nelle precedenti amministrazioni. Sono questi i punti fondamentali del programma dell'aspirante candidato alle primarie Carmine Attanasio, già consigliere ambientalista del PD, che dopo continui passaggi di casacca ha presentato un'articolata proposta elettorale sulla base delle regole milanesi, cioè una corsa che prevede l'accesso alle primarie attraverso la sottoscrizione alla candidatura anche da parte dei cittadini che non hanno le tessere di partito. Parte così la raccolta firme a sostegno della sua presentazione, che a detta dell'ex consigliere ricalca le battaglie che ha condotto negli anni di consiliatura. Io ho dato la mia disponibilità a concorrere per le primarie e penso che le firme vadano raccolte sulla base di un programma che io ho stilato, che in gran parte insomma sono le battaglie che ho già fatto in consiglio comunale. Sono tante insomma, ma le soluzioni principali per la città è fare funzionare i servizi. Bagnoli, dove io ho fatto approvare in Consiglio Comunale un ordine del giorno per la città della musica, del teatro e della produzione televisiva e cinematografica, un grande expo permanente sulle ricchezze culturali della nostra città che sono musica e teatro. Pensiamo a una piazza Napoli dove c'è un auditorium di 15.000 posti e poi tutti i padiglioni con la musica di tutti i paesi del mondo, cioè questa potrebbe essere una cosa permanente, assommata insomma a Città della Scienza, Città della Vela. Ho proposto 10 ettari di parco scientifico che dovrebbe essere gestito da Città della Scienza, insomma una serie di iniziative anche nell'area est, Pompei World che porta avanti da 15 anni, oppure l'area nord dove ho proposto di fare il nuovo stadio di 60.000 posti nell'area dismesse dalle ecoballe, quindi in pratica anche con un'alternativa, se non è possibile fare lo stadio, fare la più grande centrale fotovoltaica d'Europa, insomma avere un'idea di città sui trasporti e su quello che bisogna fare, sul rafforzare i servizi via mare. Oggi ho fatto fare col Baton Mouche, cercherò di fare anche le vie del mare, insomma è una serie di proposte, diciamo, è una provocazione grossa all'interno di una discussione dove si parla solo di nomi e se uno è delinquente, è meno delinquente, se sbaglia, no, io penso che la gente voglia sentire come si risolvono i problemi atavici di questa città.